tutti, oggi sono qua per mostrarvi la mia collezione di tè e infusi. Da quando vi ho fatto vedere infatti la mensola dedicata ai tè sfusi, in tanti mi avete chiesto di fare un aggiornamento sulla collezione di tè. Il primo video l'ho fatto un bel po' di anni fa, quindi è abbastanza datato. I miei gusti non sono cambiati più di tanto da allora, continuo a preferire tantissimo il tè verde, il tè bianco al tè nero, però ho comunque diverse miscele qua a casa. Direi di partire innanzitutto con i tè, gli infusi sfusi, e poi vi faccio vedere che cosa ho invece di preconfezionato. Non sono tantissimi, nel tempo ho cercato di comprare sempre più sfuso, però c'è comunque qualche miscela che tengo a casa già pronta proprio per le evenienze, per anche questioni di pigrizia, oppure perché magari non riesco a trovare quel dato tè, quel sapore particolare in un tè sfuso. Direi di partire con il tè nero. Come vi accennavo, è un tè che mi piace ma che non consumo tantissimo perché è un po' troppo forte per quelli che sono i miei gusti. Lo trovo a volte troppo stimolante e quindi gli unici che ho in casa sono innanzitutto il tè nero chai. È un tè nero molto speziato, c'è della cannella, cardamomo, chiodi di garofano, zenzero, c'è anche del pepe, quindi è leggermente, diciamo, piccante, e a me piace tantissimo abbinato al latte. Infatti anche in uno degli ultimi video che ho fatto qua sul canale vi ho fatto vedere come mi preparo il chai latte, che è una delle mie bevande preferite in assoluto. È un tè che volendo si può facilmente replicare anche a casa, basta avere del tè nero e appunto aggiungere delle spezie. Io me lo preparavo da sola a casa perché qualche anno fa non era così facilmente reperibile nei negozi, mentre adesso è molto molto diffuso. Un tè che non bevo praticamente mai, se non in rare occasioni a colazione, è il tè nero Earl Grey. Infatti ho la confezione praticamente finita, lo tengo più che altro per quelle occasioni un po' particolari in cui sento che ho veramente una bisogno di una botta di energia la mattina, o se magari ho degli ospiti, perché è un tè che piace comunque tanto, se non sbaglio all'interno del bergamotto. È una miscela molto molto classica che per questo piace tanto. Mi piacerebbe provarlo anche in questo caso abbinato al tè. Se non sbaglio Michelle Phan su Instagram tantissimo tempo fa aveva fatto questa specie di moon milk in cui metteva a bagno appunto il tè nel latte. Proseguendo, ho un tè nero super classico liscio del Nepal che utilizzo per crearmi, diciamo, le mie miscele. Io infatti, oltre ai tè e gli infusi, ho anche i fiori di camomilla, di fiordaliso, di rosa, ho la lavanda, la menta, la liquirizia, lo zenzero, eccetera eccetera. Ho comunque tante spezie, ho tanti fiori, erbe che si possono utilizzare negli infusi e spesso mi piace mischiarli e creare le mie miscele. In particolare con questo tè nero mi piace aggiungerci il rooibos, che viene definito un po' il tè rosso, anche se in realtà non è un vero e proprio tè. A me piace aggiungerlo, utilizzarlo, perché è un po' speziato, sa un po' di cacao e ha un gusto molto avvolgente, soprattutto nei periodi freddi. A me piace molto, anche perché lo posso appunto utilizzare in qualsiasi momento della giornata, perché non è stimolante come il vero e proprio tè. Altre volte mi piace abbinarlo invece a qualcosa come ad esempio il tè nero, proprio per dargli questa nota un po' più speziata. In alternativa mi piace molto aggiungerci le rose o la lavanda assieme al tè nero, profumano tantissimo di fiori. Ovviamente ne vanno messi pochi pochi, soprattutto nel caso della lavanda, perché sennò si rischia l'effetto saponetta, che non è molto piacevole. L'ultimo tè nero che ho a casa, che bevo tanto in inverno, soprattutto nel periodo festivo, è il tè nero al caramello. È veramente goloso, a me piace moltissimo, anche se è un po' forte magari per i miei gusti, però una volta ogni tanto una tazza del genere è avvolgente, ti sa proprio di festività. Passando ora al tè verde, uno dei miei preferiti di sempre è il classico tè verde mele e cannella. Anche in questo caso è una miscela speziata, buonissima soprattutto in autunno e inverno. A me non dispiace anche in questo periodo, magari abbinato appunto a un dolce un po' goloso per coccolarmi un po'. Io a volte ci aggiungo anche poco poco di pepe, perché secondo me gli dà quella marcia in più. Comunque un grande classico, buonissimo. Un altro dei miei preferiti in assoluto è il tè verde con gelsomino, ne ho ben due. Il primo è un tè gelsomino, diciamo, da tutti i giorni, ecco, non è
pregiatissimo come tè, ma proprio per questo lo posso gustare tranquillamente tutti i giorni per via del prezzo, che comunque è più contenuto rispetto a una qualità, diciamo, migliore di gelsomino, di tè con i fiori di gelsomino che io tengo per le occasioni, diciamo, speciali. Quello, diciamo, da tutti i giorni è un tè verde cinese con appunto i fiori del gelsomino, arriva da Fujian, mentre quello per le occasioni, diciamo, importanti è il Chunfeng, che è appunto un tè verde un po' più pregiato. A me avevano spiegato la differenza anche nella coltivazione, nella raccolta di fiori di gelsomino, si sente tantissimo già così annusandoli la differenza. Chiaramente uno costa quasi il triplo dell'altro, quindi è per questo che io lo tengo per le occasioni speciali e per non rinunciare allo sfizio del bermi comunque il tè verde al gelsomino, ogni tanto utilizzo appunto una miscela che magari non è super pregiata. Un altro tè verde buono che ho provato è con zenzero e melograno. In realtà all'interno c'è tè verde, limone, zenzero, boccioli di rosa, degli aromi naturali, lampone e appunto l'aroma di melograno, che non si sente tantissimo, si sente proprio un aroma più di fiori e di tè verde, leggermente piccante, perché c'è proprio la radice dello zenzero, quindi si sente un po' quella nota di pizzicore, però molto molto blanda. È un buonissimo tè verde, non fra i miei preferiti, ma per questo periodo è molto piacevole proprio per questa nota floreale. Ho poi il tè verde classico, io ho il Bancha, è il classico, diciamo, tè verde giapponese, è buonissimo così senza niente, infatti lo bevo ogni tanto liscio, tipo anche a colazione. Come quasi tutti i tè verdi, sa un po' di erba, di fresco, di foglia, ma a me piace molto. E infine ho un tè che è stato uno degli ultimi acquisti, quindi l'ho provato soltanto un paio di volte, ed è questa miscela di tè verdi giapponesi con aromi, mandorle, petali di rosa e ribes rosso. Anche in questo caso si ha una nota abbastanza floreale, ma c'è un po' anche dell'aroma di mandorla, quindi è un po' più particolare. Se vi piacciono gli aromi appunto a base di mandorla, tipo come il marzapane per intenderci, potrebbe piacervi, ma è una cosa abbastanza particolare. Per quanto riguarda gli infusi, come vi accennavo, diverse spezie, ho la menta, la camomilla, i fiori di fiordaliso, la rosa, la lavanda, eccetera eccetera, adesso non sto a tirare fuori tutto, però a volte mi piace appunto mischiare questi singoli ingredienti, diciamo così, per farmi delle tisane. A me piace molto ad esempio la camomilla con la lavanda, però ho in realtà anche tre infusi già pronti. Il primo è l'infuso di frutta ginger pesca, viene chiamato, anche se all'interno non c'è effettivamente della pesca, ma si sente appunto questo sapore abbastanza dolce, a ridotta acidità, con leggero pizzicorio dello zenzero, che a me piace tantissimo. In particolare dentro ha dei pezzi di mela, carcadè, rosa canina, lo zenzero come vi dicevo, e ha degli aromi fra cui ad esempio il melone. Non c'è, come vi dicevo, la pesca, ma si sente appunto questo leggero gusto dolce. L'altro infuso, sempre a bassa acidità, contiene sempre mela, rosa canina, fiori di ibisco, cocco grattugiato. A me piace tantissimo quando negli infusi viene messo ad esempio il carcadè, perché da questo colore rosso bellissimo e ha un sapore anche abbastanza forte, che io personalmente apprezzo. Oltre a questo c'è anche scorze d'arancia e dei pezzi di fragole liofilizzati. Anche in questo caso un infuso molto dolce, che sa proprio di torta di fragole, di dolcetto alla fragola. Una cosa che mi era sfuggita all'inizio è il tè L'apacio. Come per il rooibos, che al momento non ho a casa, è tra virgolette un finto tè, è una radice, quindi non ha agenti, diciamo, stimolanti, e a me piace aggiungerlo a volte o agli infusi o appunto se mi creo io la mia miscela, perché anche in questo caso dà un leggero sentore di, come posso dire, speziato, nel senso molto alla lontana di nuovo caramello, cacao. Ha un gusto comunque avvolgente come determinate spezie. Passiamo brevemente ai tè preconfezionati che mi piacciono molto. Una delle marche che adoro di più è la English Tea Shop, che si trova facilmente da DM, Natura Sea, da Zodio,
Ma in realtà in tanti negozi anche che vendono prodotti per la casa, visto che è una marca che piace molto, forse anche per il packaging, molto accattivante, molto, molto carino. Il mio preferito di sempre, non ho più le confezioni, quindi faccio vedere soltanto la bustina, è questo tè bianco con mirtillo e fiori di sambuco, molto, molto, molto delicato. A me il tè bianco piace perché appunto non è aggressivo. Se magari vi disturbano un po' le bevande, non dico acide, però se vi dà fastidio magari il caffè, anche il tè nero potrebbe darvi un po' di fastidi, il tè bianco è perfetto perché è veramente molto molto delicato. A me piace principalmente per questo. Della English Tea Shop l'ho scoperto recentemente. Questo tè nero con pesca e zenzero, sì, il connubio pesca e zenzero a me piace tantissimo perché è leggermente dolce, quindi anche se non vi piace il tè proprio perché è amaro e tendete a metterci dello zucchero, con questo tè non vi servirà affatto e ha quella nota leggermente piccante, tra molte virgolette, che secondo me sgrassa un po', anche toglie un po' quella dolcezza che può essere stucchevole dopo un po'. Un altro dei miei preferiti non è un vero e proprio tè, ma è questa miscela con lemongrass, zenzero e limone. Molto molto fresco, buonissimo anche freddo per l'estate, secondo me. Ho provato anche il chai senza caffeina della English Tea Shop. Non ce l'ho qui in questo momento perché l'ho messo in un posto che non ricordo e non ci tengo a ricordare nell'immediato futuro perché non mi è piaciuto per niente. E è appunto un chai senza tè, però ha un gusto che non mi fa impazzire. Ho scoperto che all'interno c'è anche dell'aglio e non so se è quello a darmi fastidio o cos'altro, ma fra tutti i chai che ho mai provato in vita mia, anche quelli peggiori che ho preparato io a casa, è proprio quello che non riesco a bere, né così né con il latte, proprio per me è no. Un altro esperimento, diciamo, un altro tè nuovo che ho voluto provare della English Tea Shop è anche in questo caso un finto tè, mate, cacao e cocco. Detta così sembra una cosa fighissima, in realtà non si sente per niente il cocco, quindi è stata un po' una delusione, sa abbastanza però di cacao, ma come sa un po' di cacao, ad esempio, il rooibos o il tè la pacio, per intenderci. Quindi nulla di entusiasmante, ma non è cattivo. Una cosa che mi piace è che appunto non avendo del vero e proprio tè, lo posso bere anche nel tardo pomeriggio e non mi dà, ad esempio, fastidio, nel senso non è stimolante. Fra i tè confezionati ho in realtà il classicissimo Lipton che avevo preso per gli ospiti, perché a quanto pare la mia selezione di tè è un po' troppo particolare per molti dei miei ospiti, è il classicissimo tè nero, nulla da dire, non ha nemmeno il limone, proprio quello classico classico. O poi della camomilla che avevo comprato durante il mio viaggio a Budapest, perché avevamo la cucina in camera, quindi potevamo far colazione. Per dirvi il grado di ansia, non riuscivo nemmeno a bere il tè, mi sono dovuta prendere la camomilla. E l'unica che avevo trovato in negozio, nel negozio sotto l'albergo, è questa qua della Pickwick. Nulla da dire, buona, ma nulla di particolare. Una volta poi mi sono imbattuta nelle tisane Pompadour e questa in particolare con valeriana e melissa è buona, è una tisana rilassante. Non particolarmente rilassante per me, però buona. Questa era quindi la mia collezione di tè e infusi, spero di avervi dato qualche spunto in più. Non ve l'ho detto, ma tutte le buste che vi ho fatto vedere, queste qua verdi, sono di un negozio, di un piccolo negozietto che non fa parte di una catena, quindi non so quanto senso abbia dirvi che negozio è, visto che non è nemmeno qua a Milano. Però molti dei tè hanno il sacchetto della Via del Tè, che so essere invece una catena molto grande e soprattutto presente in diverse parti d'Italia, quindi se magari vi incuriosisce, provo a lasciarvi il sito della Via del Tè appunto qua sotto in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe una specie di video collezione barra tour delle tazze e gli utensili che utilizzo appunto per preparare il tè. Io vi ricordo che in descrizione trovate il link per iscrivervi alla newsletter, ci vediamo ogni venerdì per parlare di quello che è uscito sul canale, sul blog, su Instagram, per darvi qualche consiglio in fatto di letture, ma non solo. Oppure se preferite una cosa più immediata per tenervi aggiornati, c'è sempre il canale Telegram. Spero di nuovo che questo video vi abbia fatto un po' di compagnia e vi abbia dato qualche spunto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!